Beh, una boccata d'ossigeno da 300.000 euro, hanno sostanzialmente coperto quasi tutte le domande, tranne 5, e era riferito questo bando alle attività commerciali che hanno subito danni dalla cantieristica, soprattutto del centro storico, limitrofa al centro storico, e indubbiamente questo è stato un buon segnale, ci eravamo ripromessi di farlo. E contrasta anche le fasi di difficoltà. Tra l'altro un bando ben congegnato perché andava a coprire diverse voci di spesa, ovviamente a scelta, sia in termini di sviluppo, quindi migliore offerta commerciale, la vetrina, sia in termini di copertura di costi, penso in particolare ai costi di locazione commerciale che sono particolarmente elevati. Adesso stiamo ragionando con l'assessorato al commercio della Regione Lombardia, un secondo bando, questo invece concentrato sulla cantieristica dell'alta velocità. E quindi che esce dal centro storico e va soprattutto in periferia. Quindi due boccate d'ossigeno, 300.000 euro ora e poi 300.000 euro entro la fine dell'anno, vuol dire dare un segnale molto molto forte alle attività commerciali della.